Eccoci tornati su Ark, come sempre vi ringrazio per il supporto che state dando alla serie. Allora, per quanto riguarda oggi facciamo un piccolo riassunto. Sostanzialmente, alla fine dell'ultimo episodio, dopo praticamente 2 orette in live e nulla, sostanzialmente abbiamo preso un paio di Pteru, in più in palude è spawnata quella specie di cosa, insetto volante, mistico, incredibile, prima o poi si addomestica, attualmente non credo proprio sia fattibile. E a parte questo siamo andati anche nella cave, che se riesco senza litigare con la mappa, non ce la farò mai. Me la fai spostare e niente, cioè... Ah, ok. Allora, praticamente più o meno... Java Lude, praticamente la cave che sta qui. E diciamo è andata abbastanza male, nel senso una volta preso l'artefatto... Stando col lupo, diciamo, nella lava, il lupo è bello che è andato. A parte questo, stamattina sono andato a farmare un po' di legno col castoro e sfortunatamente ci hanno lasciato le penne, infatti questo qui è nuovo, cioè nel senso non c'è niente dei livelli che è tipo appena addomesticato. E poi praticamente, mentre stavo comunque ampliando, come dire... Alla fine poi 7-8 portoni l'ho dovuto fare a mano perché il castoro ci aveva abbandonato. Questo qui comunque ci ha messo un pochettino per addomesticarsi e niente. E nulla, sostanzialmente mentre stavo a fare il recinto attorno, perché veramente non c'era più spazio, la cosa che manca è, diciamo, il mammut. Cioè, nel senso, non ho la minima idea di dove è andato a finire. Cioè, era qui, tranquillo, impassivo, a morire non è morto, che c'aveva comunque... La stella ascendente, va a capire. Veramente strano. A parte questo, il castoro che ci hanno killato mentre stavamo a farmare, praticamente è stato killato da questo lupo qui. No, sbagliato. Ma sa che è questo? Sì, 224. Cioè, praticamente era il. Era un lupo al 150. Stamattina proprio non ce la faccio, non c'è niente da fare. E nulla, come livelli non è che si è messo malissimo, nel senso 2006 di vita senza imprinting non è per niente male. Ora praticamente tra sti due è nato questo qui e c'ha praticamente la stessa vita, la stessa stamina, sì, però il danno è leggermente inferiore, 323 invece di 334, sì. Peso 2,92. No, praticamente ha preso quasi tutte le stat tranne il danno. Quindi, diciamo, appena piglia pure il danno, fantastico. A sto punto, però, visto che abbiamo un sacco di lupi, io quasi quasi vorrei andare a killare quel carno alfa che c'era là davanti, no? In modo tale che almeno, diciamo, se abbiamo un minimo di fortuna e ci droppa una balestra, non sarebbe per niente male. Che comunque una sella potenziata, scusate, una balestra potenziata. Insomma, invece che spara magari 100 frecce, ne spariamo 50, 40. Direi che non è per niente male. Allora, un attimino. Cavolo, che casino. No, 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 con calma, con calma. Va tutto bene. Come andrà a finire? Ma spero che ce la facciamo, però nel senso, sono tipo, non lo so, 10 lupi contro un carno alfa. Ora con tutta la volontà di questo universo, ma insomma. Allora, là davanti, cerchiamo di non perderne nessuno, magari. Allora, carno, carno. Vediamo pure gli alberi che... Ci danno noie. Allora, fischia neutrale. Sì, venite, lupi, venite. Guardate quanto sono cattivi. No, ma che vuol dire? Ok.
Allora, attacca questo obiettivo. Sto troppo lontano. Vale. Andate, lubacchiotti. Secondo me non c'ho speranza, non so come la vedete voi. Allora, siamo state sfortunate perché siamo state sfortunate nel senso, la balestra primitiva. Nel senso, grazie. Però speravamo in qualcosa ad un pochettino meglio, insomma. Vabbè. Ma ci ha dato ex pure a noi. Il lupo perché non si muove? È rotto? Qual è il problema, scusa? Ho capito. Insomma, peccato per la balestra. Però dai, cioè nel senso, l'hanno killato abbastanza easy. Quindi in realtà se spawnano altri alfa da ste parti, diciamo che non sarebbe per niente male, insomma. Anche perché tra la riduzione di danno, visto che stanno in branco, o meglio, che sono maschi e femmine, no? C'hanno praticamente il 30% di danno in più e il 30% di riduzione di danno. In più c'è il buff che aiuteranno, quindi veramente. Non dico che sono immortali, ma insomma. Quello lì. Livello 10, non ci credo. Tristezza. Livello 10 è bassissimo, tipo. Allora, entrate qua dentro, per favore. Facciamo che vi girate un attimino, tipo così. Fate i bravi, per favore. Comportatevi bene. Rischio passivo. Allora, beviamo un attimino. Poi proviamo un lupo tipo con l'imprinting. Tipo, tu quanti livelli c'hai? 15 livelli. Allora, vediamo un attimo sta roba. Che ci servirebbe uno scarabeo, la verità. Ah, tra l'altro, visto che nel sondaggio oltre l'80% aveva votato sì al criopod, ce l'ho aggiunto. Ora magari vediamo un'altra mod nel workshop. Se vi ispira, col sondaggio aggiungiamo oppure no. Anche se attualmente tocca vedere un attimino perché non mi ricordo tutte le mod che ci sono. Allora, il lupo ce l'abbiamo. Servirebbe un altro criopod, ce l'abbiamo, fantastico. Un pochettino d'acqua, per favore. Schiamo passivo, non si sa mai. Carne marcia, va domestica. Che cavolo tu urli? Carne marcia va a domesticare lo scarabeo. Altrimenti senza scarabeo qua la serra diventa un pochettino complicato, insomma. Allora, ce ne dobbiamo andare a 40-46, dove praticamente c'è l'entrata della cave a centromappa, più o meno. E a parte questo, toccherebbe trovare o dei megateri del livello comunque abbastanza buono da farvi breedare, in modo tale che poi più avanti si può fare anche la Broodmother abbastanza easy, nel senso, quelli lì quando attaccano i ragnetti, o meglio, quando killano un ragnetto, diciamo che si potenziano veramente un sacco, quindi contro la Broodmother non sarebbero per niente male. Allora, 40-46. 40-46 praticamente è qua dritto per dritto più o meno. Tra l'altro c'è un livello quasi quasi. Aumenta un po' di peso. Non si sa mai. Allora.
40-46. Qui c'è il metallo. Chissà nel vulcano se magari c'è un po' di metallo. All'inizio tipo il vulcano quando non c'era la cave, quella tech tipo, l'ascensione, c'era tanto di quel metallo e tanto di quel metallo. Allora 40-46, più o meno ci siamo. Dall'altro lato di sta montagna. Quaranta, quarantasei. Fantastico, eccola qui. Vorrei fare però un sacco a pelo, la verità. Non si sa mai. No, più o meno, aspetta un attimo. Allora, ci spawniamo il lupo. Ci servirebbe però un pochettino di... No, di chitino. Un pochettino di pelle. Allora, pelle e fibre, fantastico. Ci facciamo il letto. Torno un attimo qua dentro. Poi... Questo lo lasciamo qui. E speriamo soltanto che il lupo ci passi qua dentro, insomma. Buonasera. Cavolo, quanto è luminoso. Un gesoddino. Oh oh. Quello non era niente di buono. Ecco, magari venirci del giorno che i megalosauri dormono. Poteva essere meglio, no? A parte i suoni inquietanti. Uff, quanta roba. Grazie per la chitina, ma insomma. Ci hanno tolto già un casino di vita. Allora. Un attimino, con calma. Ci refulliamo. E poi continuiamo, perché altrimenti. Questo povero lupo sa, vede veramente brutto. La cosa positiva è che comunque, diciamo, de chitina qua dentro se ne fanno un poco. La verità. 450. E stiamo soltanto all'inizio, nel senso. Allora, recuperiamo la chitina. Breccia. Che cavolo era? Non lo so. Niente di buono, secondo me. Occhio allo scarabeo. Quanta cavolo di roba. Calma. Mamma, che casino che fanno però, eh. Allora. Questi si mangiano. Tutto tranquillo qui. Oh cavolo, tranquillo un cavolo. Lupo? Una manina?
Come è stato killato? No, non ci credo. What? Dai, però. Non è nemmeno di livello altissimo. Cioè, era di livello 65, non è che dici, vabbè, il livello, non lo so, 100. Cavolo. Il problema ora è come recuperiamo il corpo. Ah, prima di recuperarlo, secondo voi? Domani. No, no. Non è proprio fattibile. Ma sei veramente un megalosauro del cavolo, eh. Fatelo dire. Mi tocca respawnare per forza. Allora, tocca rifare un attimino un po' di roba, tipo Cryopod. Ci abbiamo ossidiana, vero? Per fortuna non serve. Cristallo, pelle, olio, fibra e lingotto. Cristallo, pelle, olio. Lingotto. C'è un po' d'olio qua dentro. Cioè, veramente non ci credo, cavolo. Ma tipo per fare la doppietta? Ecco, la doppietta, per esempio, si potrebbe anche fare. L'unica cosa, tocca cuoce. Un altro po' di... Non c'è nemmeno gli attrezzi ora. Tocca cuoce un altro po' di metallo, altrimenti non è fattibile. Allora, prepariamo un attimo questi. Cavolo, che casino. Ah no, l'ossidiana c'è per fortuna. Cioè, io ancora sono convinto con l'ossidiana. Non ci serve l'ossidiana, ci serve l'olio, cavolo. Mannaggia a me. Che c'è un po' d'olio, no? Sarebbe stato troppo bello. Però, se non moriamo da freddo, in teoria qua davanti un pochettino d'olio sott'acqua ci spawna. Almeno per fare un paio di cryopod. E poi in realtà ci servirebbe la doppietta almeno per togliere di mezzo i megalosauri, no? Altrimenti al lupo gli fanno la festa. Allora, tipo questi sassi qui in teoria sono olio. Non è vero, cavolo. Sono convinto che sia verde. No. Devi per forza rompere le scatole? Eppure mi ricordo che qua sott'acqua avevo recuperato un pochettino d'oro. Ecco, magari 4 o poco. Nel senso, grazie Giacomo, ma 4 non ci facciamo veramente nulla. Ecco, 13 già va meglio, 27. Allora, livellino per te in peso, ci pigliamo queste due cosine, fibra e lingotto, ok. E niente, un attimino che si cuoce il metallo, prepariamo la doppietta e ce ne torniamo in cave, non so con quale lupo, però probabilmente con un lupo e un optero, per forza. Direi che non c'è altra alternativa. Però mi servirebbe un po' di paglia. Altrimenti non ce la facciamo a cuocere nemmeno un pochettino di carne.
Quindi nulla, ci sistemiamo un attimino e ci rivediamo tra un paio di minuti. Allora, siamo praticamente ritornati all'entrata della cave. L'unica cosa, che a sto giro voglio lasciare un altro lupo nel criopod qua fuori. Non si sa mai, no? Almeno stiamo un attimino più tranquilli. Ora, in teoria, se non è respawnato tutto, ci abbiamo, non dico mezza possibilità, ma più o meno. Purtroppo sto lupo qui non c'ha l'imprinting, però in compenso c'ha 4000 di vita, quindi però quanta vita c'ha sto coso? Allora, sti megalosauri sono di una potenza veramente disumana. Cioè, nel senso, ok, tutto. Ma quanto cavolo di danno gli ha fatto? Cioè, povera stellina. Io veramente senza parole. Ma che cavolo. Ma sai che comunque tocca passare dai lupi alle tigri. Perché veramente, cioè. Allora, questo è il corpo del lupo. Il corpo nostro, in teoria, è questo. Sì. Allora, già che siamo riusciti a recuperare il corpo, diciamo che non è proprio una cosa da poco. Allora, mettiamo di nuovo l'armatura, i pantaloni, questi qui sono meglio. Allora, se non ricordo male, qua davanti sulla destra c'era uno scarabeo. Tocca fare attenzione che se troviamo un altro megalosauro non la raccontiamo. Allora, la carne è qui, questa si piglia, questa te la lascio tra un attimo, qua si può buttare tutto. No, e dai, per favore. Un minimo di collaborazione. Sta fermo, cavolo. Allora, con calma. Fantastico. E uno, lo stiamo pigliando. Ma c'è una cassetta là davanti. E guarda, quasi quasi a sto punto avviamo col lupo però. Ma se ci butto tipo lo scarabeo sopra la nota, tipo, dite che la piglia? Oh oh. Che cavolo è stato? Per favore mangia, dai. Grande così. E qua dentro. Anzi, aspetta. Non credo funzioni. Però se funziona è incredibile. Non piglia la nota, non piglia la nota. Tipo così invece. The first round of trials for my new Lazarus chowder have gone marvelously, What? but I have found it hard to maintain my enthusiasm. No, raga. After all, I will Ma never get truly definitive results with only guardate mesolimbic sta subjects. doppietta. It is quite frustrating. No, è Even so, follia. I see now that Isabel was right. Having my 300. assistants take part in the trials would be asking too much of them, and they are too valuable 300. to risk so frivolously. If I cannot find human subjects from the nearby tribes, then I shall have to make do with Prima o poi trials se of no, devo apes and capire come si monkeys. disattivano, perché veramente. Perhaps it is finally time to Cioè, capture 300 some de new danno. Acanthopithecus. Vabbè, la sella dell'artropleura con 206 d'armatura, che grazie, ma se ne faceva anche a me. La verità. Non è che tipo vuoi mangiare, eh? No. Invece lui, purtroppo ce l'avevamo in braccio, ma non ha preso i livelli. Ecco, magari a sto punto potevamo anche utilizzare il lupo, no?
più alla nota. Certo che però cavolo, sono veramente OP troppo. Secondo voi a un certo punto mangia? Che cavolo è stato lassù? Grande così. Allora, a te ti portiamo un braccio. E noi invece direi che è il caso anche di uscire. Potremmo provare a prendere l'artefatto. La verità. Però io penso che sti lupi ancora non sono minimamente pronti per la cave. Anche perché andando giù c'è un casino di roba in più, quindi direi che non è il caso. Poi appena ci nasce il cucciolo, tra virgolette, nuovo, probabilmente è un po' più fattibile. Ora l'unico problema è tornare indietro. Tra l'altro qui probabilmente ci facciamo tipo una mini basetta, ma proprio mini per respawnare. Perché veramente i drop sono strapotenziati. Allora, non ce la facciamo a muoverci, che si buttano. Cavolo, 50 di peso. Allora, di sicuro la fibra si può togliere. E a parte la fibra, buttiamo le frecce che pure pesano. Una balestra. La doppietta questa qui non ci serve più. La sella ma scoccia a buttarla, la verità. Perché questa qua nel grinder poi si recupera un sacco di risorse. Cioè un sacco è un po' esagerato. Però comunque le risorse se ne recuperano. Questa si può buttare, si ricrafta, non fa niente. Questa la andiamo un attimo a sostituire. La facciamo muoverci ora. Insomma, più o meno. Cavolo, allosauri, no, via. Ecco, magari riuscire a trovare una nota ora sarebbe per niente male. Più che altro così magari mettiamo due livelli in peso a sto povero ptero. Tra l'altro questa zona qui non è nemmeno male per quanto riguarda il metallo, no? Anche se poi rischiamo di cadere tipo un giga da là sopra. O meglio, in teoria qui, su sta montagna, tutto attorno, ci potrebbe spawnare. Sia il giga sia il carcarodontosauro, però è veramente pieno di metallo. Ecco, magari, non lo so, appena ci abbiamo un Quetzal. Anche se pure l'Argent full peso. Magari due di livello alto. Ci facciamo il cucciolo con l'imprinting. Ci potrebbe stare. E nulla. Recuperiamo un attimo stamina. Ce ne torniamo indietro. Abbiamo comunque recuperato due scarabei. Guardate come tiene sto povero coso. Ma perché l'ha preso così male? Ma che cavolo? Vabbè. Particolare. Mettiamola così. Quindi nulla. Ci vediamo tra un attimino, appena arriviamo in base. L'unico problema, sapete qual è? Che ora, senza reaching post, per tenere comunque gli scarabei che stanno, insomma, in passeggiata, o li ingabbiamo, letteralmente. Perché non penso. No, non c'è reaching post, dai. Se li lasciamo liberi qua dentro, questi poi già lo so che va a finire, che vanno sopra la fornace. Allora, comincia a uscire pure tu. Come state messi appeso? Ma questo già c'ha roba nell'inventario, ma che cavolo. Scusa, ma quando le recuperate tipo? Ma tipo le piglia in automatico. What? Ah, vedete? Praticamente rispetto ad Ark normale, lo scarabeo ora raccoglie da solo le cose. Mettiamole così, le cose per fare il fertilizzante. Il che, devo dire, è ottima come cosa. A parte questo, tutta sta chitina. Tocca fare delle casse forti perché veramente
Le stacco così è un casino, stocca la roba. Però questo qui. Meglio se ce lo mettiamo. Allora. Ecco, visto che comunque ora da notte si vede. Diciamo, addomesticare anche qualche megalosauro potrebbe essere veramente interessante. Anche perché quello lì da notte è veramente, veramente comodo. Fa un casino di danno. Se non sbaglio, il danno da notte dovrebbe essere 75 da base. Considerate che il T-Rex c'è 62. Cioè, spettacolo. Allora, mi sono un attimo perso. Dovremmo fare tipo la gabbia. Fibra, legno e paglia. Ma mica si può fare la sella al castoro, perché mi sa che l'altra. Ma la so persa a giro. Castoro, castoro. Non ce la facciamo, vabbè. Recuperiamo un attimo un po' di legno a mano. Anzi, prima. Facciamo accoppiare questi due e vediamo a che livello nasce. Comportamento, abilità, accoppiamento, comportamento. Ah, già abilitato, fantastico. Così nel frattempo che facciamo un attimo legno. Loro si accoppiano. Posto dai donte, tipo. E non potevi essere di livello alto. Ovvio. Non si può grabbare. What? No, probabilmente sbaglio io. In teoria si dovrebbe. Sì, infatti. Intanto togliamo di mezzo, giusto per stare tranquilli. Mi dispiace, ma. Anche se. No, vabbè, dai, poi lo addomestichiamo a livello alto. Non c'ha senso addomesticarlo questo qui. Stavo pensando quasi quasi la addomestichiamo, almeno per curare di noi in base, no? Certo che per quanto sono potenziati i drop, cioè se tipo riuscissimo a trovare qualche progetto per quanto riguarda l'armatura, non sarebbe per niente male, la verità. Allora, ci serve giusto un pochettino di paglia. E in teoria stiamo a posto. Olè. Tra l'altro queste piante qui, guardate quanta fibra va danno. Per due della raccolta. Non lo so perché, ma tipo. Queste qui che sono tutte appiccicate. Che sembrano più che altro piante da decorazione. Non cespugli veri. E insomma. Cioè nel senso. Mettiamola così. Sull'altro arc, tipo questi qui. Erano più che altro decorativi, non erano. Cioè non davano risorse. Qua invece danno tipo un casino di fibra, sono di paglia. Allora. Ci facciamo due gabbie. Loro si sono accoppiati. 5 minuti. Invece per quanto riguarda le gabbie, dove ce le mettiamo? Tipo così? Perché penso che se non stanno in passeggiata mica fanno il fertilizzante. Ma guarda, giusto per provare però. Lasciamo che. A uno io lo lasciamo attivo. Cioè, lasciamo la passeggiata attiva. All'altro invece no. Giusto per provare, no? Perché uno dice che siamo i proprietari e l'altro invece no? Bacca B. Allora, fischio passivo, non si sa mai. E nulla, aspettiamo un attimino che nasce il cucciolo, così vediamo insieme a che livello nasce. In teoria dovrebbe nascere tipo 2,26 a salire. Perché pure la statistica del cibo che non serve a niente e quella dell'ossigeno sono più alte. 8 e 10, 5 e 7. Eh sì. Quindi nulla, aspettiamo un attimino che nasce il cucciolo e speriamo bene. Se piglia la mutazione in danno, ancora meglio. 224, cavolo. Niente, siamo stati sfortunati, la verità. Però almeno è femminuccio, quindi possiamo farla riaccoppiare poi.
infatti non è più del danno, lo so. 334. No, in realtà sì. Scusa, cosa non hai preso esattamente? 2,92 del peso. 92. 2006 a vita. Confuso. In realtà ha preso tutte le stat tranne ossigeno. Ma solo l'ossigeno praticamente. Perché il peso 2,92 dovrebbe essere il massimo. Sì, 2,92. Quindi comunque in realtà, cioè solo per l'ossigeno fa nulla, nel senso. Sono abbastanza curioso di vedere questo cucciolo qui. Appena c'è l'imprinting dovrebbe arrivare a 380, credo, visto che è 334 da base. 375, 380 danno di base, no? Una volta livellato, a quanto danno arriva? Speriamo un bel po'. Peccato che non si può mettere la sella. Vabbè. Rischio passivo. Disabilita l'accoppiamento. E nulla. Direi che per oggi è tutto. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!